ho deciso di rinnovare gli oblò, perché comunque avevano qualche venatura e comunque hanno un po' di anni, quindi li ho smontati. Qui vedete, allora, li ho staccati da lì senza andare fuori, perché svitando praticamente le manopoline, adesso vi faccio vedere, queste manopoline qui praticamente vengono via. Intanto così ho pulito bene intorno all'oblò. Adesso poi vi faccio vedere il risultato. Vi avevo detto che volevo ridipingere il tetto della roulotte. Se sentite abbaiare perché c'è quello che sta girando un attimo il campo e allora loro fanno la guardia. Quindi dicevo, ho deciso di non ridipingere il tetto, perché pulendolo bene ho visto che la vernice è ancora ottima, non è consumata, non ci sono parti che si staccano, quindi lascio il tetto ancora così per adesso. L'unica cosa che farò è ricontrollare un attimo le siliconature, quindi prima dell'inverno darò un occhio a quello più che altro. La vernice che sto usando per gli oblò è una vernice, a me sembra una vernice tipo, non so, il Vinaville, no? Quindi oltre che colorare, sigilla. Visto che le mie oblò avevano qualche venatura, quella lì è perfetta. Adesso ho dato due mani, fra un'oretta lascio asciugare bene e do la terza mano, dovrebbe bastare. Quando sono finiti vi faccio vedere il risultato. Questo è il risultato praticamente con due mani, e questo invece è già il risultato finito. Con la terza mano è perfetto. Adesso vi faccio vedere che vernice ho usato prima di concludere il video. Ho usato questa qui, che è impermeabilizzante, è anti UVB, UV, ed è una vernice resina impermeabile, quindi per l'oblò va benissimo. Lo trovate su Amazon, vi lascio il link in descrizione, così se lo volete acquistare sapete dove trovarlo. E vi ricordo, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete like e azionate la campanella. Buona giornata!